Ma secondo te utente è il nome e Amazon il cognome? O Amazon è il nome e utente è il cognome? Guarda che questa graffia, eh. Allora, eccoci qua. Abbiamo fatto una scoperta. Brava, l'orecchio così. Lo voglio così. Sul nervoso cattivo. L'occhio cattivo. Esatto. Contro tutti gli haters. Signore e signori, abbiamo il gatto sangria. Avete visto la copertina? Bravi, se avete visto la copertina. Ma prima vi lascio un attimo al direttore. Direttore, mi raccomando, eh. E tu hai acquistato Romanzo Milan? Notizie su miti, leggende? Sapevate che il Milan è stato soggetto ad un incantesimo per 43 anni? Qui c'è scritto tutto e in più ci sono 50 domande con le relative risposte. Romanzo Milan è il libro per veri milanisti e da oggi c'è una novità. Chi acquista il libro potrà avere un riconoscimento, un attestato che certifica il vostro cuore rossonero. Voi ci mandate la vostra email a questo indirizzo di posta elettronica e noi vi spediremo l'attestato. Solo per chi l'ha acquistato e per chi ha messo una recensione su Amazon. Quindi mi raccomando, acquistate il libro, mettete un commento su Amazon e poi vi manderemo l'attestato di veri rossoneri. Grazie, ciao. Eccoci, ci siamo ritornati. Oggi è una giornata un po' così perché ci piace divertirci molto. Allora, arriviamo al dunque. Abbiamo fatto una scoperta molto interessante. Allora, seguitemi nel ragionamento. Il futuro del Milan passa, come quello della maggior parte delle squadre di Serie A, attraverso i giovani. Beh, è chiaro a tutti che nessuna delle squadre di Serie A potrà mai pensare di fare una campagna acquisti come quella fatta, che so, non dico dagli arabi o dai sauditi, ma piuttosto dal Bayern Monaco o dalle squadre inglesi. Per cui dobbiamo sempre più dar valore a certe scuderie, non dico alla figura dei procuratori, ma sia ai procuratori che propongono quei diamanti grezzi o scout che propongono quei diamanti grezzi che poi ti diventano un Leao piuttosto che puntini puntini. Attualmente possiamo dire che la figura più rappresentativa nel panorama italiano è la GR Sport Football Agency. Ed è una agenzia fondata nel 2012, qualcuno lo conosce di già, Giuseppe Riso, detto anche Beppe Riso. Allora, chi è Beppe Riso? Beh, perché, scusatemi, ma vuoi dire tu chi è Beppe Riso? Vuoi dire tu chi è Beppe Riso? Beh, non fare pulizia in diretta. Beppe Riso è l'agente di Tonali, tanto per dirne una, quello che dal Brescia lo ha portato al Milan, quello che dal Milan lo ha portato al Newcastle e anche l'agente di Sangria. Beppe Riso ha anche Sangria, che però non accetta se non squadre di primissimo livello, quindi solo il Milan. Detto questo, Beppe Riso è anche l'agente di Frattesi, insomma, è quel personaggio che può, a tutti gli effetti, far svoltare una squadra. Io mi stavo leggendo tutti i giocatori: Baselli del Como, Morro del Frosinone, Zappa del Cagliari, Bettella del Palermo. Beh, alcuni non sono più giovanissimi, ma cioè molti giovani. Valzania della Spalla, Zanellato della Spalla, non vi dico quelli più noti che costano già 70-80 milioni di euro. Goldeganiga del Cagliari, Cassata della Ternana, Sampirisi del Frosinone, Beghetto del Venezia, Barbieri, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche Marconasti del Cosenza, questo lo conosciamo, no? Alessandro Sala del Prosesto, Mangraviti o Mangraviti del Brescia. Insomma,
è un procuratore che, oltre ad essere un classico procuratore di giocatori di altissimo livello, di primo piano, anche di allenatori, vedi che ne so, l'allenatore del Torino, eccetera, ha tantissimi giocatori che potrebbero far diventare esplodere. Perché parlo di lui? Perché è uscita una notizia. Eh sì, perché il Milan ha già trattato più volte con lui e dovrà continuare a farlo. Solo che, guarda chi va a lavorare con Beppe Risi, si chiama, non so se l'avete mai sentito, Maldini. Maldini lascia il calcio e va Cristian Maldini, primogenito di Paolo, che lascia il calcio, ex difensore, certo, non ha fatto la carriera né del nonno né del padre, però lascia il calcio giocato, dopo aver giocato con Lecco e Prosesto, ed è pronto a iniziare una nuova carriera da procuratore all'interno proprio della scuderia di Beppe Riso. Questo è una notizia, perché se fino ad oggi il Milan ha trattato con Beppe Riso, probabilmente domani dovrà trattare con Beppe Riso e dialogare con il buon Cristian Maldini. Ecco, vedete che poi le ruote girano e ritornano. Io mi auguro che, al di là della professionalità sia della società Milan sia della società di Beppe Riso, si vada un po' oltre il cuore, l'ostacolo, però poi a volte, essendo noi tutti uomini e appunto presi da fragilità, no? Guardate quanti imbecilli girano anche in commenti del cazzo, ma fondamentalmente, al di là di questo, diciamo che possiamo lasciare, ci lasciamo andare a piccole debolezze, ognuno al proprio livello, quello proprio basso basso, l'idiota, è quello che fa commenti del cazzo. Invece, quando poi capita di essere un uomo di un certo spessore come Maldini, è chiaro che magari quando sei lì ti viene un po' la voglia di pensare a quello che è successo. Quindi diciamo che in futuro, per quanto riguarda il progetto Milan con i propri scout, su tutti Moncada, che però ha cambiato ruolo, ed altri scout, ma soprattutto per quanto riguarda certi procuratori, la prima agenzia in Italia conta oggi il titolare, che si chiama Beppe Riso, e domani un suo braccio destro, socio, assistente, non lo so, queste non sono cose che mi riguardano, ma sicuramente all'interno un tale di cognome Maldini. Quindi il Milan tratterà ancora con Maldini per il futuro. Quindi per il futuro bisognerà parlare con Maldini. Ciao ciao. Quante persone cattive ci sono, e noi le graffiamo tutte.